c'è una parola che noi usiamo perché deve essere declinata in qualche modo una partecipazione associativa, ma noi non siamo un'associazione. Infatti ci arrabbiamo molto quando dicono l'associazione istituto, che è proprio come parola, no? Essendo un participio passato, il verbo istituire significa che qualcosa di importante c'è. E quando non riusciamo a declinarlo siamo molto furbi. C'era quanto tempo ancora abbiamo prima di incominciare? Possiamo incominciare. Allora si dice che dalla livrea del servitore si riconosce il rango del padrone. Perché sappiamo che siamo in un 5 stelle? Perché a Brengop ci accolgono persone che hanno una livrea che rispetta la dignità e lo stile dei cugini Scala. Allora sappiamo che non siamo proprio in un ostello, no? Sappiamo che la dignità di chi ci ospita dovrebbe essere pari o ci adeguiamo a quella dignità. Quindi quando l'istituto non riesce ad essere grande, fa una finezza, invita i grandi. Noi teniamo la sorte e teniamo e andatevi a leggere tutto quello che è l'elenco. O più scemi che sono io, che sono 200 università. Cioè noi abbiamo persone che ci invidiano a livello europeo. Noi quest'anno non ci è stato possibile, ma l'istituto doveva stare a fare un gemellaggio con l'École Normale de Paris, perché in effetti il suo rappresentante Gilles Pecot è stato onoratissimo di venire qui e conoscere l'istituto. Quindi non date retta che le catechine quattro scemi invidiose, anzi ve lo dico di più, abbiate gioia di chi vi invidia, perché verice se meglio me. Ora no, ce l'ha mai, perché non era questo, no, figurato, questo è il minimo di quello che possiamo dare. Per l'amor del cielo, non mi chiami ad usare altri tipi di linguaggi, perché poi mi vuole proprio male. Anche perché lo diceva il professore, noi dobbiamo sdoganarci da quello che è l'accademia in sé, ma anche nel nostro linguaggio usuale. Quando vogliamo allontanare l'amico, che facciamo? Parliamo difficile. E noi abbiamo coniato, noi napoletani, una cosa bellissima che nasce qui, è Adelea, beh, io ce ne parlerei, potrebbe parlare molto, il pensiero pensato, filosofico, che nasce dopo Festum, in effetti è lì, ed Aristotele, che in effetti è colui che ha saputo cogliere meglio questa cosa, diceva una cosa bellissima, chiarim centerrarim, certo lo diceva in greco, allora uno diceva, ma fammi capire il mistero, ma com'è io, ma già chiari primi parlato. No, diceva Aristotele, perché sì che stai già, è già, sì è nero, mo potimmo parlare, quindi chiarirci sulle cose più essenziali. Noi a volte ci attacca e poi parla mia di cose, troppo difficile. Ecco, stasera non faremo questo. Mi devo alzare perché è il compito che spetta non solo al moderatore ma anche alla dignità della persona, perché poi fra il serio e il faceto si devono dire le grandi cose. I nostri grandi sono Edoardo e sono Totò, perché mentre pazziavano ricevono in verità. Orlando Franceschelli, dopo la laurea in filosofia e la specializzazione in scienze storiche e sociali, ha affiancato alla docenza nei licei l'attività di docente a contratto di teoria dell'evoluzione e politica presso la Facoltà di Filosofia della Sapienza di Roma. L'attività di saggista e ancor di più negli ultimi anni, e noi lo ringraziamo, la partecipazione a seminari, dibattiti e convegni su tematiche filosofiche ed evoluzionistiche. Io dico sempre che noi vi dobbiamo dare l'arre del pensiero, lo stimolo. Poi andate a casa, accendete il computer e vi vedete chi è venuto. Troverete 3 pagine di libri. Non vi dico gli articoli da noi fatti, come farò ad elencarli qui? Vi dico solo alcuni che possono essere attinenti al tema di stasera. In nome del bene e del male, filosofia, laicità e ricerca del senso. Elogio della felicità possibile. Il principio natura e la saggezza della filosofia. Darwin e l'anima, bellissimo questo, l'evoluzione dell'uomo e i suoi nemici. La natura dopo Darwin, avrete capito che lui è un evoluzionista. In effetti tutti pubblicati da Donzelli. Da teologo, per me è un sommo piacere moderare Orlando Franceschelli, perché è un filosofo impegnato da anni nella definizione di un'etica laica, formata sul radicamento dell'uomo nella natura e non si sottrae alla sfida di fare una domanda radicale. In nome di quale bene e di quale male sarebbe auspicabile agire come persone e come comunità? Non porsi questa domanda equivale a non essere responsabili e incamminarsi sul sentiero pericoloso dell'indifferenza.
prendendo spunto da un suo libro, Elogio della felicità possibile, dove sussistono natura, felicità e saggezza, devo notare che stasera Orlando, scusate, mi ha permesso di chiamarlo così, ha sostituito felicità con epidemia, forse per interrogarci sul loro effettivo rapporto, natura, epidemia e saggezza dunque. Ma in che senso la saggezza può favorire la comprensione dell'epidemia? Ricercare la saggezza equivale a diventare più consapevoli del carico immenso di dolore, sofferenza, ingiustizia che grava sulle nostre vite e su quelle dei nostri simili. Ecco, saggezza per fare pace con la natura e per cercare una felicità possibile. Questa, credo, sia la prospettiva filosofica proposta da Orlando Franceschelli, al quale cedo onorato la parola. No, mi permetto di accogliere questo invito di cui ti sono veramente, che abbiamo deciso, abbiamo sdoganato il tu, di cui ti sono veramente grato, perché insomma, no, essere, io non ci sono abituato ad essere tanto capito, devo essere sincero, credo di essere abbastanza semplice e chiaro nelle cose che dico, ma di essere veramente, questo è il problema, quindi io veramente vi ringrazio, capite anche da quel po' di emozione che passerà subito, perché poi quando divento professionale, insomma, sì, argomento, però insomma mi ha sorpreso, non so come devo dire, perché non è né accademica la presentazione, né ed è, insomma, sei entrato proprio nel, lo dico con un po' di presunzione, insomma, voi capite, noi non siamo più giovanotti alle prime armi, insomma, che va bene anche, no? Cioè, quindi, se non proviamo a capire ora che idea abbiamo noi della vita e della morte, consentitemi di citare, ma se non ora quando? Cioè, quanto mi rimane, proprio detto papale papale, ma quanto mi rimane per capire? Abbiamo studiato, e bisogna educare i giovani a studiare i classici, bisogna educare i giovani a dialogare ogni giorno, no? Con i grandi pensatori, con i classici, però poi arriva una fase della vita in cui sei tu che sei chiamato in prima persona, o no? Cioè, insomma, Orlando, come la vede la vita poi? C'è una fase in cui la maturità di un filosofo, la maturità è di un cittadino, come dirò subito, si capisce da questo, che non affronti più i problemi della vita attraverso i grandi filosofi, i grandi pensatori. Affronti i grandi pensatori a partire dai problemi della vita. Sono stato chiaro su questo passaggio di differenza. Cioè, oramai predominante è il problema. E tu dici, ah, ma lei, quello che ha detto rispetto a questo problema non è più quando quando non sei più giovane, chiamiamo le cose col proprio nome, insomma, no? Ogni età ha i suoi privilegi e le sue cose, no? I giovani sono esigenti e noi dobbiamo essere pazienti, insomma, e possibilmente saggi. Ma quando non sei più giovane questo è avvenuto, altrimenti non hai realizzato la maturità. Se io penso, proprio, ma analizzatelo nella produzione di chiunque, ovviamente molto più degni di me, insomma, no? Cioè, cominci a scrivere delle cose su qualcun altro. Io per esempio ho fatto delle monografie, credo che siano dei filosofi grandissimi, il mio caro amato Carl Levitt, Darwin, visto che l'hai citato tu, e a un certo punto poi proprio capisci che non puoi scrivere, non è più quello il problema è la felicità possibile, il problema è il bene e il male, il problema è la pandemia, il problema è ma che cos'è la filosofia? Capite com'è cambiata l'ottica? Non è che smetti di dialogare con quelli, però ora stai dialogando con quelli partendo dai problemi. E quindi io veramente ti ringrazio proprio, ma proprio veramente di cuore, perché è stata una cosa per me che mi hai fatto la migliore presentazione. E se io riesco a dare un primo input, abbiamo detto già prima
che noi non stiamo qui per fare una conferenza, io farò anche una, mi parlerò, mi assumo le mie responsabilità, insomma, ma noi stiamo qui per confilosofare. Confilosofare significa: a me interessa pensare insieme a voi, filosofare insieme a voi. E tant'è che sapete sempre che cosa succede? Che ti prepari le cose. Ah, vabbè. Il massimo, c'è stato un periodo in cui anche i filosofi ricorrevano alle diapositive, ricordate, no? Io stavo diventando schizofrenico perché non riuscivo a capire. Io sono abituato a parlare guardando negli occhi le persone. Le persone che guardi ti ispirano sempre qualcosa, c'è una domanda, uno sguardo, uno dice, però... Ma... E allora non sapevo quando che dovevo fare, guardavo la diapositiva, però volevo capire la reazione, a un certo punto ho detto basta, da che mondo in mondo i filosofi parlavano viso a viso, insomma, no? Non si vede perché tutt'al più ti puoi preparare qualcosa, di solito non si rispetta neanche quello che uno si prepara, meglio ancora, perché tanto, insomma, pensiamo a questo dalla mattina alla sera, figuratevi se perdiamo il filo. I problemi, appunto, oramai li conosciamo bene. Se io riesco, se riusciamo a confilosofare, portando tra noi un minimo di attenzione a queste parole che il Presidente mi è testimone, mi sono venute, ci sono venute, decidendo, vabbè, ma quale può essere il titolo? Io non, sinceramente stentavo all'inizio io a capire la sua richiesta, la vostra richiesta, no? Perché dico, che bisogna fare? Bisogna parlare di un filosofo, di un argomento, di una cosa. Dicevo, no, ma scelga lei, eccetera. Alla fine sembrava le cose più attuali poi sono queste di cui ci stiamo occupando. Se noi riusciamo a spiegare queste parole, guardate che sono entrate in questo titolo: mondo, natura, epidemia, saggezza e vivere. Ecco la filosofia. Diffidate dei filosofi che non parlano di tutto, perché sono dei, allora sono degli specialisti. Volete la genia? Ma io mi occupo dell'ultimo, del secondo A, vedete che stai. Ho capito. Sarà pure vero, per carità, tutti siamo umili discepoli, leggiamo il secondo, vi sappiamo benissimo. Grandi accademici, quindi, ma sta filosofia che ti serve? La filosofia serve a vivere o non serve? Questi sono i veri titoli della filosofia, perché queste sono le parole, questi sono gli argomenti della filosofia. Perciò non si può esaurire nelle accademie la filosofia. Perciò siamo impegnati a riportarla nelle strade, anche nei ristoranti. Facciamo degli incontri nei caffè, interessantissimi. E vengono fuori delle discussioni molto belle, perché la gente è assetata e affamata di buona cultura e di buona filosofia. E questa è la filosofia. Levate queste parole, che senso ha? Poi i grandi filosofi avranno parlato sicuramente in maniera più profonda di Orlando Franceschelli, ma sono più profondi perché mi hanno parlato di queste cose. Ci siamo capiti o no su questo? Non è che sono più profondi perché usano i paroloni. Non è che sono più profondi perché hanno fatto carriera accademica. No, no, su questo proprio non funziona così. Questo è il tradimento della filosofia. E chi l'ha tradita per prima sono i filosofi. Li abbiamo tradita noi. Ma dov'è Socrate oggi? Dov'è Socrate nelle strade? E qual era la domanda che poneva Socrate? Cresè, come si deve vivere? Questa è la domanda che va indagata. E queste sono le parole. Oggi noi abbiamo dovuto aggiungere epidemia, perché scusatemi, ma ho capito, cioè, solo uno che non vive sulla terra potrebbe parlare di vivere, di mondo, di saggezza, di filosofia, cioè, però non voglio parlare di epidemia, e no, c'è questo piccolo particolare che oggi abbiamo anche questo ospite e quindi dobbiamo riuscire a far funzionare queste parole, che sono sempre queste, perché le epidemie c'erano pure prima. Ma voi volete che l'umanità si sia accorta delle malattie ora? Io certe volte rimango sgomento. Si scopre la morte. Tutti l'abbiamo scritto. Chi non è rimasto colpito dai carri dai militari, no? Che portavano le salme a Bergamo? Ho capito, però non è che io aspettavo l'epidemia da Covid per sapere che si muore, perché i bambini che muoiono di fame...
non ho capito. Lì se no, visto che non è a Bergamo, quelli non muoiono, non ho capito. Qual è il problema? Certo che devo essere preso da umana pietà, no? Vedendo quella scena. Ma che scopriamo ora che le malattie funestano l'umanità? Uno dei primi testi, se leggiamo i testi di Esiodo, della cultura, una delle prime cose che abbiamo capito è che purtroppo siamo fragili o no? Siamo caduchi, siamo mortali. Così definivano gli esseri umani i greci, il mortale, rispetto agli dei che erano gli immortali. Cioè, capite, quando io dico se riusciamo a portare la filosofia nella città, nell'agorà, l'agorà, che c'è il bello che poi lì incontri tutti, nell'agorà incontri tutti, quello che la pensa in un certo modo, quello che la pensa in un altro, no? Cioè, e la cosa bella della filosofia è questa, la filosofia in questo è democratica, che fa parlare, ascolta, è dialogo. E i temi che entrano sono sempre questi, il mondo, la natura, come dobbiamo vivere noi, questa era la domanda di Socrate, ma quindi come dobbiamo vivere, che devo fare? Ed è chiaro che mi ritorna sempre questa domanda, io proverò a sviluppare, a dare il mio input, poi non lo so il tempo che abbiamo, io già ho detto che insomma bisogna finirla con le conferenze, bisogna confilosofare. A me dopo piace rimanere, discutere, no? Perché tanto, figuratevi se abbiamo perso l'ansia giovanile di dover dire tutto e di avere l'illusione che tutto si risolva, no? Perché parlo io per un'ora, per mezz'ora e tutto va giù. Questo deve avvenire sempre, insomma. Finito qui, ricomincerei intorno al tavolo, a cena, riparte un'altra volta. Io riprenderò di nuovo appunti questa sera, no? Cioè domani mattina riparte, per fortuna. Perché vuol dire che pensiamo sempre, vuol dire che produciamo cultura, pensiero, criticità. Io allora comincio ad illustrare queste parole, a dirvi come un pochetto le vedo io. Proverei solo, se mi consentite, a fare un'inversione nell'ordine. Avete visto che è come, in che mondo viviamo, natura, epidemia e saggezza. Chiuderò sicuramente sul problema della saggezza. Parlerò sicuramente della mia visione della natura. Già abbiamo accennato alla vita, che il cuore della filosofia è come si deve vivere. Consentitemi una citazione che non è sfoggio di cultura, perché è veramente uno di quei maestri che ti fa capire i problemi. Michel de Montaigne diceva: questo è il capolavoro della vita, aperte virgolette, glorioso capolavoro della nostra vita. Provare a vivere come si deve. Questo è il capolavoro. A questo servono i filosofi. Questa è la lezione che dovrebbero. Provare a vivere come si deve. E ognuno di noi sa quanto sia complicato, no? Provare a vivere come si deve. Allora, un pochetto il viviamo lo abbiamo già affrontato. Il viviamo è sempre un po' che accettiamo l'inquietudine, perché facciamo sempre il paragone. Come viviamo concretamente e come dovremmo vivere, o no? Giusto? Come potremmo fare il capolavoro? Ma io l'accetto questa inquietudine, perché altrimenti appunto non sono più vivente. Mi sono imbalsamato, io non lo so, insomma, sono morto addirittura, perlomeno spiritualmente. Proviamo allora ad invertire un pochetto. Partiamo da pandemia, natura e saggezza. Direi solo due cose, poi per carità, abbiamo detto che io sono veramente per l'agorà, nell'agorà incontri tutti e una cosa credo, capisco sempre di più a mano che passano gli anni, l'esercizio più impegnativo e più bello del filosofo è provare a capire tutti, questa è la laicità, ecco perché sbuca sempre questo termine negli ultimi lavori, la laicità è questo, laico è colui che sa che poi ognuno decide con la sua testa e nel chiuso della sua coscienza. Io devo provare a capirlo, lui deve provare a capire me, ma io non mi posso sostituire a lui. Io non gli posso dire io quello che deve fare, non sono più un filosofo se faccio questo. Io gli devo chiedere, ma quindi come la vedi? Perché tutto al più hai fatto questo, no? Ma poi la libertà e la laicità, la criticità è una cosa fondamentale, insomma. Quindi bisogna provare a capire tutti.
Mi permetterei di dire però, spiegando questa parola pandemia, e ripeto, volendo capire tutti e rispettando tutti, questa è una agorà, quindi io non lo so chi di voi la può pensare in maniera diversa, però insomma, io devo dire, al virus ci credo, mi sembra che esista e voglio sentire quello che dice la comunità scientifica su questo virus, o no? E la colpa non è del pipistrello. E la colpa non è dei poveri pipistrelli che, insomma, capisci, siamo stati noi, cioè dobbiamo riuscire a, capite, vedete come comincia a funzionare la criticità della filosofia. Ricordo a me stesso, lo sto facendo spesso, insomma, ultimamente, ma i fondamentali non guastano mai. Krinein in greco, quando io dico critico, no? Sembra una cosa, no, krinein in greco vuol dire kritikos, sapete chi è? Allora è una persona critica, kritikos è colui che dinanzi a una crisi assume questo atteggiamento per decidere. Qui c'è un problema, fammi capire, fammi analizzare, krinein, no? Dopo un'attenta analisi decido. Questa è la persona critica. Il nostro amico che si occupa di cose più serie nella vita. Parliamo difficile o ci capiamo? Ci capiamo. Ora userò anch'io un'espressione romana bella come la vostra. A Roma, ma io non sono romano, io sono molisano, quindi figuratevi, di cultura da regno delle due Sicilie, quindi va benissimo, giochiamo completamente in casa. Però a Roma ho imparato questo termine, famo a capisse, è bellissima questa cosa. Cioè a Roma ti dicono, vuoi parlare o vogliamo fare a capisse? No, famo a capisse, cioè facciamo a capirci, cioè mi interessa capirmi, se no, insomma, no? Allora, Krinein significa esattamente questo. Ci hanno scritto fiumi di biblioteche. Il criticismo è una delle filosofie, Kant una delle filosofie più... È questo, è l'atteggiamento che dovrebbe assumere, e che assume per carità, un giudice. Secondo voi come dovrebbe mettere la sentenza? Come dovrebbe promulgare la sentenza il giudice? Si alza la mattina e dice no, quello non mi è simpatico, no, quelli che portano gli occhiali non vanno bene. Allora, scusa, non ho capito, ma insomma, stai giudicando se chi ha ammazzato una persona, non mi pare che puoi fare una... Ci siamo, no? Critici sono quelle persone che hanno la capacità e il desiderio, la passione di affrontare criticamente, razionalmente. Bene, io devo decidere perché una crisi obbliga a prendere una decisione. Vedete la bellezza delle parole, se capite. Critico è la stessa cosa di crisi. E che cosa ti obbliga a fare una crisi? Ti obbliga a prendere una decisione, giusto? Come la prendi? La persona critica è colui che si fa un'idea ponderata. Fammici capire. Allora, per spiegare, io non sono, di solito non sono smoderato, cioè, però ditemi quando mi... Perché c'è una cosa che devo assolutamente dire nel finale, sulla saggezza, quindi ditemi quando mi devo fermare. Del resto... Le persone capiscono la ricerca che stai facendo, basta che dopo un quarto d'ora gli esseri umani si sono già detti tutto quello che conta. Però insomma ci terrei ad avere almeno 2 minuti. 10 minuti prima io ti faccio un segno. Ah beh, 10 minuti mi va proprio di lusso. Allora, quindi, come la dobbiamo capire in maniera critica questa pandemia? Il virus non esiste, il virus l'hanno inventato, ma che, lascia perdere, e tu ci vogliono levare la libertà. Grandissimo dibattito, ripetiamo, rispettiamo tutti, laici, l'agorà, tutte le idee hanno diritto di cittadinanza nell'agorà. Però io, se mi permettete, come prima cosa critica, a chi vado a chiedere? Alla comunità scientifica, non ad un unico scienziato. Riflettete su questa cosa. Ci tengo perché anche il relatore ci ha tenuto a dire... Cioè, il professore è evoluzionista, è la comunità scientifica. Oggi è difficile fare filosofia, ma anche teologia, senza sentire la comunità scientifica, perché i veri scienziati non hanno tradito, come noi filosofi invece abbiamo tradito la filosofia, lì no. E che vuol dire comunità scientifica? Vuol dire che sentiamo un solo scienziato? No,
sentiamo la comunità scientifica. E che